Dunque, diciamo, io volevo cominciare facendo un richiamo ecco, un richiamo in realtà a temi che sono stati abbondantemente trattati, quindi andrò veloce. Questo è un richiamo appunto alla normativa che è entrata in vigore negli anni di realizzazione del nostro progetto e appunto all'approccio gerarchico che ha questa normativa, che rappresenta appunto diciamo, un passo avanti notevole, insomma, nella gestione delle specie aliene. E, diciamo, vorrei poi sinteticamente ricordare appunto che nella normativa nazionale sostanzialmente il compito del monitoraggio della gestione delle specie invasive è affidato alle regioni e agli enti parco per quanto riguarda il territorio protetto. Nell'ambito quindi del nostro progetto noi abbiamo prodotto due documenti, cioè in realtà un documento è già disponibile, mentre invece un altro è in corso di preparazione, insomma. Nell'ambito dell'azione F2 è stato realizzato un sistema di sorveglianza diciamo che ha coinvolto tutte le regioni confinanti rispetto appunto al territorio di presenza di questa popolazione, quindi rispetto alla regione Umbria. Diciamo, il sistema di sorveglianza finalizzato a ottenere un rilevamento precoce della presenza di una specie aliena in realtà non consiste nel realizzare un'attività diciamo, di monitoraggio in cui vengono previste delle metodologie, dei protocolli diffusi sul territorio, perché non sarebbe realizzabile un'attività di campionamento così estesa, quanto piuttosto significa realizzare un flusso, cioè favorire, mettere le basi perché si verifichi un flusso efficiente e rapido di informazioni. E quindi noi nell'ambito di questa azione abbiamo prodotto questo documento in cui abbiamo riportato tutti i punti diciamo salienti per la realizzazione di questo sistema di sorveglianza e che quindi vuole essere un esempio per tutte le amministrazioni che si trovino a dover realizzare un simile sistema. Quindi innanzitutto bisogna individuare delle figure che sono coinvolte e quindi questo possono essere personale di istituto, come per esempio appunto il personale delle aree protette, oppure anche altri portatori di interessi, come può essere per esempio il caso di associazioni di agricoltori che si trovano nel caso di alcune specie aliene a subire il danno dovuto alla presenza di queste specie. Bisogna poi fare in modo che venga formato queste persone, queste figure coinvolte e bisogna poi definire una modalità di raccolta delle segnalazioni. Quindi questo può avvenire, noi per esempio abbiamo predisposto un format e l'abbiamo reso disponibile sul sito dell'AIF. Una scheda, diciamo, proprio di raccolta del dato, della segnalazione. Ovviamente le segnalazioni raccolte in questa maniera, quindi richiedono un processo di validazione e noi abbiamo individuato, diciamo, quattro livelli di attendibilità e anche abbiamo ritenuto importante affidare anche un livello di priorità alle segnalazioni, nel senso che alcune possono definire, insomma, si può ritenere che richiedano un intervento prioritario rispetto ad altre. E, poi bisogna definire la raccolta di queste segnalazioni, riteniamo che debba avvenire all'interno di un database. E poi successivamente si procede con la verifica di queste segnalazioni, quindi a quel punto si attuano proprio dei campionamenti tramite metodologie che noi nel caso specifico abbiamo ritenuto essere le migliori, il fototrappolaggio e l'uso invece di osservazioni dirette. E successivamente poi si procede con la gestione della popolazione, quindi tramite rimozione attraverso principalmente le catture.
Queste sono, diciamo, le figure che noi abbiamo ritenuto di coinvolgere nel caso del nostro sistema di sorveglianza, però è appunto, chiaramente, possono essere valide per, diciamo, numerose altre specie. Quindi abbiamo ritenuto di coinvolgere i parchi nazionali, i parchi regionali confinanti con la regione Umbria. Alcune associazioni di portatori di interesse come agricoltori oppure cacciatori, per ciascuno è stato previsto una specifica attività per il loro coinvolgimento. Questa è la mappa, diciamo, distribuzione delle aree protette, questa invece è la scheda che è stata sviluppata per la validazione delle osservazioni, che contiene delle domande che hanno lo scopo, diciamo, di vagliare l'attendibilità delle osservazioni in sé, sia di testare la competenza dell'operatore. E questi sono alcuni dei materiali che noi abbiamo prodotto con lo scopo di formare le persone, per cui appunto sono dei materiali in cui si forniscono gli elementi necessari per poter riconoscere le specie sul territorio. Per quanto riguarda invece nell'ambito dell'azione F3, che ha visto la costituzione di un gruppo di esperti nazionali in merito alla gestione degli sciuri dell'Ottoni, noi, diciamo, stiamo predisponendo delle linee guida che hanno lo scopo di fornire un supporto alle amministrazioni pubbliche nella gestione di nuclei di scoiattoli allottoni nel rispetto della normativa vigente, che è anche, diciamo, piuttosto recente. Quindi noi abbiamo identificato, scelto, diciamo, di individuare due grandi gruppi, diciamo, di nuclei sulla base della situazione distributiva della singola popolazione. Quindi abbiamo suddiviso in nuclei al di sotto di 10 km quadri e nuclei al di sopra di questa estensione. Nell'ambito di ciascuno di questi gruppi abbiamo ulteriormente suddiviso in gruppi con, diciamo, nuclei puntiformi al di sotto di 0,1 km quadri e invece nuclei, insomma, più grandi, ma sempre comunque al di sotto dei 10 km quadri. E c'è un'ulteriore suddivisione invece della classe successiva al di sopra dei 10 km quadri. Per ciascuna di queste tipologie di nucleo, noi abbiamo sostanzialmente, stiamo predisponendo delle linee guida, quindi per ciascuna di queste diverse situazioni. E per ciascuno abbiamo identificato dei passaggi che sono, diciamo, dettagliati all'interno delle linee guida che intendiamo produrre. Adesso io cercherò di raccontarvi, insomma, di descrivere questi step riportando un po' i punti peculiari di ciascuna delle quattro tipologie di nuclei. I nuclei puntiformi sono sostanzialmente effettivamente i nuclei che possono essere delle nuove presenze, quindi quelli che sono l'oggetto proprio dell'articolo 19 del decreto legislativo, ed è necessario, per cui il primo passaggio che la Commissione deve fare è quello di notificare al Ministero e all'ISPRA, e noi abbiamo aggiunto all'ASET, che è appunto un gruppo di esperti che può fornire supporto, e notificare la presenza di questo nucleo. Il passaggio successivo che riteniamo si debba fare è quello di raccogliere tutte le segnalazioni disponibili, fare in modo di ottenerne anche altre nelle aree contigue, quindi proprio istituire un sistema di sorveglianza così come l'abbiamo visto precedentemente, e condurre invece anche delle indagini attraverso l'applicazione di metodologie che noi suggeriamo possono essere fotograppolaggio, osservazioni dirette e l'uso degli air tube. Per ciascuna delle attività più strettamente gestionali, quindi per il monitoraggio e per la gestione delle popolazioni, noi per ciascuno di questi gruppi proponiamo anche delle schede in cui sono sintetizzate la nostra, diciamo, la stima dei tempi che sono necessari per la realizzazione delle attività,
il personale, le attrezzature che suggeriamo di utilizzare. E il passaggio successivo nel caso dei nuclei puntiformi è quello, appunto, bisogna tenere presente che per questi nuclei è proprio prevista dal decreto legislativo l'eradicazione, che ha, diciamo, in questo specifico caso ha la più alta probabilità di riuscire, perché quanto più si agisce rapidamente, tanto più il nucleo rimane piccolo e quindi è effettivamente eradicabile. E quello che l'amministrazione deve fare è quello di ha notificato al MACM e all'ISPRA la presenza della specie e deve a questo punto recepire le indicazioni che gli vengono fornite, che a un certo punto saranno anche quelle realtà contenute nei piani di gestione che devono essere prodotti a scala nazionale, che avranno anche delle declinazioni a scala regionale. Nel recepire queste indicazioni, riteniamo fondamentale che venga identificato un referente che si tenga, riteniamo anche importante che si valuti l'accessibilità delle aree, perché queste specie spesso si trovano in contesti privati e tenendo anche presente che il decreto legislativo, prevede che, i sindaci possano, emettere delle ordinanze che servono, permettono insomma di entrare anche effettivamente nelle proprietà private. Bisogna individuare ovviamente le risorse umane e anche prevedere di fare delle campagne di comunicazione, sempre tenendo presente che queste specie spesso si trovano ad esempio in parchi pubblici e quindi c'è la necessità di ottenere il consenso del pubblico. Noi appunto stimiamo che per un nucleo di così ridotte dimensioni possa essere sufficiente un operatore e un'attività che dura anche soltanto un mese e quindi un unico intervento. Il passaggio successivo che bisogna fare è quello di monitorare e nel regolamento si viene indicato di utilizzare il sistema di sorveglianza. Noi suggeriamo di utilizzare, di compiere proprio un'attività di monitoraggio. Sempre utilizzando le tecniche utilizzate nella fase di indagine e quindi nelle aree dove si è effettuata la rimozione, subito dopo l'intervento e anche negli anni successivi, tenendo presente che normalmente un'eradicazione si ritiene, diciamo, effettivamente di successo dopo che sono passati almeno 2 anni. Sempre nel regolamento è previsto che si informi il Ministero dell'esito, diciamo, dell'intervento e quindi in questa rendicontazione noi indichiamo, diciamo, suggeriamo di fornire tutto, fondamentalmente i metodi, la superficie interessata, lo sforzo, i risultati degli interventi, i risultati del monitoraggio, anche diciamo riportando gli eventi in cui non sono stati catturati gli animali e non sono, o non sono stati avvistati individui, perché questo è il dato che a noi interessa fondamentalmente. E poi però il compito di valutare l'esito dell'eradicazione rimane sempre al MACM, quindi questo passaggio dovrà, la valutazione spetterà al Ministero. Per quanto riguarda i nuclei invece che si trovano, definiamo insomma distribuiti su aree limitate, al di sotto quindi dei 10 km quadri. In questo caso noi i passaggi, diciamo, sono gli stessi, cioè sempre si deve effettuare una fase di indagine con l'uso di tecniche di monitoraggio che sono sempre le stesse, il fotocarbolaggio, osservazioni, l'AirTube, però in questo caso insomma suggeriamo, riteniamo importante che le segnalazioni vengano archiviate in un database. Suggeriamo di utilizzare queste localizzazioni per definire l'area di intervento attraverso il calcolo di un minimo poligono convesso. Successivamente si deve valutare, diciamo, la distribuzione della popolazione nell'ambito dell'area di intervento e in quanto noi potremmo avere o una distribuzione continua oppure la presenza può risultare suddivisa in numeri di dimensioni, diciamo, ridotte. Dopo
Una volta finita la fase di indagine, sempre riteniamo importante che venga informato l'ASET degli esiti di dell'indagine, fornendo sempre l'archivio e la delimitazione dell'area, quindi in modo da, diciamo, poter dare tutti gli elementi di conoscenza necessari. Se il passaggio successivo, che è la realizzazione dell'intervento, identifichiamo due strade diverse, nel caso in cui la popolazione risulta suddivisa in più nuclei, suggeriamo di iniziare dai nuclei più periferici, tenendo tra l'altro presente sempre che comunque questi nuclei possono avere delle condizioni socioambientali che li distinguono e che contribuiscono a determinare anche la priorità di intervento. Se noi, per esempio, abbiamo in cui non riusciamo ad accedere, può essere pure prioritario, ma dovremmo iniziare da un'altra parte. E se invece noi abbiamo a che fare una popolazione continua, suggeriamo di iniziare e concentrare uno sforzo più strutturato nel nucleo, procedendo sulle aree periferiche con attività di monitoraggio, intervenendo, nelle aree periferiche momento in cui si rileva la presenza della specie, quindi in questo caso è possibile che sia necessario utilizzare due squadre e che l'intervento duri un periodo maggiore rispetto ovviamente ai nuclei puntiformi. Anche per quanto riguarda i dati relativi all'attività di rimozione, è necessario ovviamente l'archiviazione, insomma, sempre di tutte le informazioni necessarie. Il passaggio successivo è sempre quello invece di rendicontare. Nella fase di rendicontazione, sempre al MAC e all'ISPR, in questo caso vanno inviati effettivamente i database di tutti i dati che sono stati raccolti. E per quanto riguarda invece le popolazioni distribuite su aree di medie dimensioni, quindi maggiori di 10 km quadri ma al di sotto dei 100 km quadri, questa è la classificazione che abbiamo, diciamo, scelto noi ovviamente. Presumiamo chiaramente si tratti di nuclei che sono comunque già noti. In questo caso la quantità di osservazioni che noi abbiamo probabilmente ci permetterà di stimare l'area di intervento attraverso l'utilizzo del kernel che permette di identificare delle aree, diciamo il nucleo centrale della presenza della specie e un'area buffer che complessivamente identificano l'area di intervento. In questo caso è possibile che si debba realizzare una valutazione dell'eradicabilità, nel senso che la popolazione è comunque ha una distribuzione piuttosto ampia, quindi è un aspetto che deve essere oggetto di valutazione se effettivamente la nostra attività gestionale può avere come obiettivo l'eradicazione oppure si deve pensare a un'attività di controllo permanente. Sempre ci deve essere una fase in cui suggeriamo insomma di trasmettere i risultati della fase di indagine all'ISPRA e all'ASET. Per quanto riguarda l'eradicabilità, va tenuto presente che diciamo, in realtà la valutazione dell'eradicabilità spetta sempre al Ministero, questo è definito nel decreto legislativo. E nel regolamento europeo le condizioni per cui una popolazione può ritenersi non eradicabile sono dettagliate, cioè si tratta di sono situazioni in cui o non esistono metodi o i metodi ci sono ma causano dei danni alle specie, alla sintomana oppure a altre specie, e quindi questi non è il caso delle tecniche disponibili per gli sciuri dell'Octoni, oppure l'unico caso che rimane è quello in cui i costi nel lungo periodo risulteranno sproporzionati rispetto ai benefici. Comunque questo lo riporto semplicemente per ricordare che comunque diciamo definire che una specie, una popolazione non è eradicabile, insomma, bisogna valorarlo e comunque la decisione finale spetterà comunque al Ministero che lo dovrà poi sottoporre alla Commissione. Per quanto riguarda l'intervento, in questo caso noi suggeriamo che venga predisposto un piano, diciamo, di gestione più strutturato rispetto al caso di un nucleo in cui un nucleo, diciamo,
intervento deve essere in cui la priorità è la rapidità dell'intervento. In questo piano di gestione devono essere chiari gli obiettivi, che possono essere in base all'articolo 19 o 22 la eradicazione o la gestione e il controllo della popolazione. Nella realizzazione dell'intervento sempre suggeriamo un approccio, suggeriamo di intervenire nel nucleo centrale e nelle aree periferiche, però applicando un approccio adattativo, nel senso che nelle aree periferiche è importante effettuare monitoraggio anche nelle aree esterne a quelle dove noi già sappiamo essere presente la specie, scegliendo e procedendo poi, una volta confermata eventualmente la presenza della specie anche nelle aree dell'area buffer, si dovrà intervenire anche in questo buffer più esterno, e procedendo così in modo da non essere sicuri di essere intervenuti, diciamo, ovunque dove la popolazione effettivamente è presente. Una cosa che bisogna anche tenere presente è che è necessario che diciamo almeno il 75-80% delle aree siano accessibili. Ovviamente i tempi per una realizzazione di intervento di questo tipo sono più lunghi, anche in questo caso bisogna effettuare un monitoraggio, in questo caso suggeriamo ovviamente anche di utilizzare i dati di rimozione e di prevedere per il monitoraggio di utilizzare delle aree campioni, perché chiaramente sarà difficile poter realizzare un campionamento su un'area più estesa in maniera continua. E per quanto riguarda la popolazione ancora maggiore, noi supponiamo, è presumibile che si tratti di popolazione non eradicabile, ma rimane sempre il fatto che questa valutazione spetta al Ministero. Per questo tipo di popolazioni suggeriamo di utilizzare questo approccio proposto da Jones ed altri, che prevede di intervenire inizialmente in un 10-20% delle aree più idonee, cioè valutare a priori l'area vocata per la specie e intervenire inizialmente soltanto nel 10-20% di quest'area vocata. Quando il tasso di prelievo cala di sotto del tasso iniziale del 25%, risulta inferiore al 25% del tasso iniziale, si estende fino al 40%, il passo successivo è di estendere a tutto il territorio rimanente. Per quanto riguarda, bisogna sempre rendicontare ovviamente l'attività svolta e la verifica del contenimento anche in questo particolare contesto di una popolazione così ampiamente diffusa è particolarmente importante, quindi va estesa un'attività di sorveglianza in un buffer al di fuori dell'area effettivamente di presenza. È importante anche poi analizzare i tassi di rimozione, perché ci permettono di valutare qual è l'esito del nostro intervento.